Pensavate che avessi finito di lamentarmi di iPad e invece non è così. Infatti eccoci qui in un nuovo video, seguito diciamo di quello precedente in cui vi ho parlato dei difetti dell'iPad mini e di cosa potrebbe fare Apple per migliorarlo. E in quel video vi avevo anche anticipato il fatto che sarei andato a sostituire quest'iPad in favore di uno dei suoi fratelli più grandi. Ho avuto modo di acquistare questo iPad Pro M4 da 11 pollici e quest'oggi sono qui, praticamente dopo qualche giorno che lo sto utilizzando, a lamentarmi ancora una volta di questi dispositivi. Infatti Apple ci riserva molte sorprese inaspettate con questi iPad, soprattutto con i suoi incredibili aggiornamenti software. Sorprese alquanto negative, che in parte sono anche un po' giustificate, ma che abbiamo avuto modo di vedere più volte nel tempo con i vari aggiornamenti e non si capisce esattamente il motivo. Infatti quest'oggi sono qui per parlarvi di un pochino dei difetti più che altro che ho trovato in questo nuovo iPad, ma più che altro di un problema che affligge penso tutti gli iPad, riguarda, ripeto, il software, non riguarda l'hardware specifico del dispositivo. Prima di tutto partiamo con la presentazione del dispositivo. Stiamo parlando ovviamente del modello di punta della linea iPad, l'iPad Pro M4. È stato costruito con le migliori innovazioni della tecnologia, eccetera, 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 eccetera. Ho avuto modo di comprarne uno, comprargli anche la sua cover folio, l'Apple Pencil. L'unico accessorio che non ho comprato è stata la Magic Keyboard, che per quanto possa essere interessante, se avessi dovuto comprare anche quella, a sto punto mi compravo direttamente un MacBook e facevo prima. Comunque questo iPad presenta diverse innovazioni, come lo schermo OLED Tandem che diciamo fonde due pannelli OLED per avere una luminosità incredibile, un contrasto molto alto. Sicuramente un'altra innovazione ricade sullo spessore di questo iPad, che è stato drasticamente diminuito. Presenta inoltre il nuovo chip M4 con tutte le varie specifiche del caso, che a noi non interessano più di tanto in quanto iPadOS è un sistema operativo molto limitato che non ci permetterà di trarne realmente il massimo potenziale, però ci sono, quindi le abbiamo a disposizione per un eventuale non so che cosa. Questo iPad, come molti altri, soffre un problema legato al surriscaldamento del processore. Il processore su questi iPad è posizionato nella parte centrale, praticamente dove qui in questo momento vedete il logo della Apple sulla cover. E io sono una persona che scrive appoggiando la mano sul display o comunque sul supporto di carta, sul supporto di scrittura, e siccome le temperature raggiungono livelli abbastanza elevati diventa difficile scrivere su questo iPad, e questo è veramente un qualcosa di inaccettabile. Cosa possiamo fare noi utenti per risolvere questo problema? In realtà possiamo fare ben poco, in quanto dipende dal sistema operativo. L'unica cosa che veramente noi possiamo andare a manipolare è la luminosità e il risparmio energetico, che sembrano un po' diminuire questo effetto. Infatti attivando il risparmio energetico durante le sessioni di scrittura l'iPad non si è più surriscaldato e la batteria ovviamente ha avuto un consumo più normale. Ora, facendo una breve ricerca su internet, è evidente che non sono l'unico con questo problema, e lasciando perdere ciò che nel video precedente erano i difetti dell'iPad mini, che comunque rimangono perché l'iPad mini rimane un dispositivo vecchio con una batteria un po' mediocre e con delle funzionalità ristrette, possiamo anche notare che ci sia un problema generale comunque con la linea iPad, con più che altro l'ottimizzazione del software. Dal mio punto di vista Apple non tiene molto al software di iPad, in quanto gli mancano veramente alcune funzioni, non dico fondamentali, ma ci sono alcune funzioni particolari, come per esempio l'integrazione con l'Apple Watch, che sull'iPad mancano completamente. Banalmente possiamo sbloccare l'iPhone o il Mac tramite l'Apple Watch, ma non l'iPad, e io continuo a chiedermi il motivo. Oppure sappiamo che l'app calcolatrice sull'iPad è mancata per diverso tempo, così anche come l'app meteo. Quindi sembra che da questo punto di vista Apple ci tenga un po' di meno effettivamente alla linea iPad, il che potrebbe essere, diciamo, anche ragionevole, in quanto l'iPad non vende quanto altri dispositivi quali l'iPhone. Però nel momento in cui vai a creare queste campagne pubblicitarie costosissime, in cui vai a promuovere il tuo prodotto come un'alternativa al computer, ma alla fine si scopre che è un dispositivo abbastanza limitato, ecco, non è proprio il massimo, anche perché sappiamo che l'iPad non è un dispositivo poco costoso, e quando andiamo a guardare i modelli high-end veramente ci si chiede se conviene più comprare un Mac o comunque un computer al posto di questo dispositivo.
Ovviamente c'è da precisare che stiamo parlando di un sistema operativo appena uscito, in quanto io sul mio iPad seguo iPadOS 18.0.1, che al momento in cui sto registrando questo video è l'ultima versione release disponibile. L'ultima versione beta attualmente disponibile è la 18.1, che sembrerebbe risolvere questo problema, però io non sono sicuro di voler aggiornare, penso di utilizzare l'iPad in modalità risparmio energetico per le sessioni di scrittura pesante. E poi eventualmente spero che il problema si risolva con gli aggiornamenti. Possiamo vedere che Apple effettivamente sembra avere un problema letteralmente con il surriscaldamento dei dispositivi. Ogni volta che esce un nuovo iPhone o qualunque cosa tendono a scaldarsi moltissimo. Io stesso utilizzo l'iPhone 15 che quando l'ho preso ricordo che scaldava veramente parecchio senza fare granché. Non era tutta colpa delle applicazioni, era proprio un problema del sistema operativo, soprattutto in carica, in cui c'è da aspettarsi che effettivamente il dispositivo si riscaldi, però non a livelli estremi. Ecco, io non so veramente che problemi abbiano in questo momento gli ingegneri software di Apple, però veramente gli auguro di continuare a migliorare la stabilità e le prestazioni dei loro software, perché per gli early adopters dei nuovi sistemi operativi come posso essere io, questo è veramente un grande, 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 grande problema. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse stato così, commentate, iscrivetevi, mettete un mi piace. Se vi va potete anche effettuare una donazione tramite il sistema integrato di YouTube. Siete liberi di condividere questo video con chi volete voi. Andate sul mio canale a vedere gli altri video sull'iPad o comunque gli altri video dedicati al mondo Apple, computer, qualunque cosa la trovate sul canale. Detto questo, io non ho altro da aggiungere, quindi ora vi saluto e noi ci vediamo dall'altra parte.